Buonasera amici, stasera vi faccio vedere un procedimento molto semplice per organizzare una pepata di cozze o qualunque altra cosa voi vorrete fare con le cozze. Ma come si puliscono le cozze? Allora, normalmente il nostro pescivendolo ci dà le cozze in queste condizioni, cioè piene e voglio dire ancora dei loro filamenti, piuttosto che di tutte quelle che sono le situazioni calcaree che ci possono essere, no? Allora vi vorrei illustrare un modo velocissimo per pulirle. Innanzitutto come si puliscono le cozze. Bisogna togliere in primis quello che è questa vegetazione che vedete, che in realtà proviene dalle coltivazioni, che stanno già proprio dentro all'interno delle cozze. Non si sfilano tirandole così, ma facendole andare verso l'alto. In questo caso era andata via subito, vediamone un'altra. Ecco, questa è più dura. Andiamo a sfilarle verso l'alto. Ok. Come le puliamo? Cerniamo di quella che io chiamo la lana d'acciaio. Le retine, no? Quelle con le quali puliamo le pentole. In questo caso io con questa non ci pulisco le pentole, ma ci pulisco solamente il pesce. Apriamo pochino poco d'acqua, ecco. Sciacquiamo. Laddove c'è proprio il calcare, come queste protuberanze che ci sono sopra, con il coltello le andiamo a grattare. Solo queste. Invece, per tutto quello che è tutto, diciamo, il da togliere, no? Che è addosso al mitillo, lo facciamo velocemente sfregando la retina sulla nostra cozza. Adesso vi farò vedere un esempio per vedere come vengono belle pulite. Cioè, perché fai a fare questo tutorial? Perché mi sono sempre impazzita su come pulire bene le cozze e andavo lì di coltello, andavo a pulire. Poi ho scoperto che con la lana d'acciaio è un attimo. Andiamo ancora a grattare meglio tutta la parte del calcare. In questo caso è rimasto solo l'accenno. Guardate in un attimo come vengono pulite queste cozze, sono lucide. Le cozze non vanno mai messe in acqua prima di fare questo lavoro, perché sennò perdono tutto, proprio tutta la loro essenza. Andiamo ancora con un filo d'acqua a sfregarle per bene, ma è proprio un passaggio breve. Guardate in un attimo come vengono pulite e mettiamo a dimora. Per farvi capire l'ottimità di questo lavoro, prendiamo una che è veramente proprio, direi, non pulita, no? Allora, continuiamo a togliere tirando verso l'alto quello che era il verde che c'era intorno. Con il coltello togliamo la parte calcarea, che a volte ci può essere. Veloce sfregata con la retina. Vediamo se ve ne posso far vedere un'altra. Ecco, vedete il filamento? Tiriamo, via. Passaggio con la retina. Per un attimo, io in questo modo ho finalmente riavuto voglia di farmi la pepata di cozze, perché prima diventava un massacro.
pulita, pulitissima. Finirò adesso di pulire tutte queste cozze e poi, se vi fa piacere, potete andare ancora su Ortaggi tuoi e dintorni e vedrete come si fa una pepata di cozze.